Grazie Presidente. Presidente, io vorrei denunciare un fatto gravissimo accaduto ieri. Vedete, ieri io mi sono ritrovata la mia faccia buttata su tutti i giornali. Su tutti i giornali. E il titolo dei giornali era "Cambiamenti a Montecitorio. Esce Elisa Scutellà, entra Andrea Gentile". Ora io vorrei fare un'operazione verità, perché la devo a tutti. Innanzitutto ci sono alcune fasi da espletare ancora. Quindi piaccia o non piaccia, Elisa Scutellà è ancora un deputato. Seconda cosa, mi rivolgo a chi ha fatto uscire queste notizie, che sicuramente non ha rispetto per le persone, visto che non gliene è importato nulla e mi ha buttato su tutti i giornali. Però questa persona deve avere rispetto per la Giunta per le elezioni che sta lavorando, deve avere rispetto per il Presidente della Camera dei Deputati e deve avere rispetto per l'Aula, per la Camera dei Deputati. Perché ricordiamoci, cari signori, che questa è la casa della democrazia e nessuno, nessuno, qualsiasi cognome porta, nessuno, deve intendersi superiore alla legge, ai regolamenti e agli statuti. Perché ricordatevi una cosa, l'Aula è sovrana e nessun altro.